Questa host mi ricorda molto Yo-Kai Watch. Ciao a tutti, bentrovati e bentornati su Pokémon Diamante Lucente. Finalmente ho messo in squadra l'ultimo Pokémon, che è Drifloon, si evolverà poi in Drifblim, e anche quando Baneri avrà raggiunto la forma di Lopunny, la squadra sarà davvero al completo e pronta a sfasciare la Lega. Ma ci vorrà ancora un po'. Shieldon sarebbe stata la scelta alternativa a Drifloon, ma ho scelto Drifloon e è andata così. Nel frattempo, cosa si fa oggi? Si va a sconfiggere la capo palestra Fanny, ma prima c'è un percorso da affrontare di cui ho già raccolto le bacche nello scorso episodio, perché nello scorso episodio abbiamo fatto tutto il percorso che serve per arrivare a Memoride. E a Memoride, insomma, abbiamo conosciuto la nonna di Lucinda e anche il piano di Cyrus, che vuole resettare tutto l'universo con una specie di bomba gigante, ma per farlo sembra che debbano servirgli dei Pokémon specifici, perché dentro la grotta di Memoride abbiamo visto che 3 Pokémon controllano il creatore del tempo. Senza andare troppo nel dettaglio, perché magari c'è chi non ha giocato questi giochi e magari per puro caso segue la serie. Insomma, accadranno cose che potrebbero sconvolgere e che sconvolgeranno l'equilibrio del tempo e dello spazio. Intanto il percorso di oggi, ripeto, è molto breve, quindi lo faremo in fretta e furia, e poi si arriva da Fanny e si sfascia anche Fanny in maniera del tutto non maliziosa, intendo. Stavo esplorando le rovine quando ecco che vedo un allenatore, urge indagare. Tu non stavi esplorando rovine, stavi esplorando rocce all'aperto. Le rovine, almeno da quello che ne so, si tratta di andare all'interno di qualcosa e vedere, perché sono rovine. Una cosa all'aperto è rovinata casomai, quindi capisci la differenza, archeologo dei miei stivali? Dunque, sto notando che i miei Pokémon si stanno affezionando sempre di più, il che è una meccanica ovviamente normale da un po' di tempo a questa parte. Il problema è che è troppo invasiva, secondo me. Un po' troppo. Voglio dire, il Let's Go Pikachu e il Let's Go Eevee era onnipresente quasi. In Sole, Luna e Usum quasi inesistente. Era il giusto, diciamo. E qui un po' troppo, però. Meno di Let's Go Pikachu e Eevee, ma comunque presente. Ed un po' fastidiosa anche, devo ammettere. Sono forte, 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 ma lo sono davvero? Certo che sì, sono forte, beh, adesso sono pronto. Oh, mi ha fatto prendere uno spavento. Capire che cosa stavo facendo quando vedrei queste MT. Gran fisico? No. Poniamo che il tuo avversario aumenti la propria difesa usando rafforzatore. Ah, Psicamisu, ok. Copiare le modifiche alle statistiche del bersaglio. Ah, qui c'è un ninja. Lo so, ti vedo, caro. L'arma vincente di un ninja è la velocità. Riesci a starmi dietro? Beh, se facessi l'allenamento di Saitama, di One Punch Man, sì. Perché lui riesce a vedere il supersonico Sonic, quindi... Che comunque, pensandoci ora, One Punch Man, stiamo aspettando la terza stagione. Da quando è uscita la seconda, praticamente. Inizia come una parodia. È entrato nel dettaglio dopo gli eventi di Boros ed è... Wow. Io sono al pari con quello giapponese. Wow, è fenomenale. Davvero, davvero una bella sorpresa è stata. Dunque, qui no, taglio serve solo se vogliamo aggirare il problema dell'erba, passando... Uela! Cinturo! Forza, forza, sono pronto, lottiamo. E il cinturo nera. No, sto per dire una cosa. Philip, perché due L? Allora, Philip, con due P pure, no? E ora? Dovrei essere a posto, qui non è che c'è molto da fare. Mi serve forza, che ancora non ho. Cioè, ce l'ho, ma non la posso usare. Minifungo qui perché, beh, ragazzi, è ovvio. Forza serve a spostare quel masso lì. Oh, e fune di fuga. Ah, ok, non posso fare proprio altro. Ciao. In questo caso si fa del volo pazzo verso Quoripoli. Ed eccoci finalmente, ci siamo! Fanny, sto arrivando.
Pronta a farti sculacciare per benino? E allora tu? Ehi là, come va, aspirante campione? La capopalestra è specializzata in Pokémon di tipo spettro. Ma attenzione, le mostre di tipo normale non hanno effetto sul tipo spettro. Il resto lo scoprirai da solo. Forza, la sfida ti attende. Ho fiducia in te. Grazie, Guido. Ma che torsione. Let's go, allora. Ottimo. Oh, ma io voglio fare quella sbagliata. Quanto fa 3 più 5 più 7? 8 e 7, 15. Ma se io vado in quella sbagliata posso sfidare gli altri allenatori. Fa 15, sì, ok, però non voglio. Non voglio andare in quella giusta. Hai sbagliato la risposta, ora ti tocca lottare con me. E se ti dicessi che l'ho fatto apposta, dopo tu non mi credi. Quindi ti dico, oh, ho sbagliato, no, che peccato. Non so fare le addizioni più semplici, oh mio Dio. Visto che sei qui, non sarebbe una cattiva idea sfidare tutti gli allenatori della palestra? Esatto, è quello che voglio fare. Diciamo che il gioco ci ha provato a dirtelo, e perché non fai tutti quanti gli allenatori della palestra? E io, sì, lo faccio, c'ho voglia, ho voglissima. Anche il bimbo, cos'è, non è Pokécron o hai sbagliato apposta? Sono furbi allora, sono intelligenti. E meno male. E ora la porta giusta farà din don? Esatto, complimenti, va bene. Dai, dammi una divisione, così la sbaglio senza che la sbaglio di proposito. Quindi dovrei andare dritto e invece no, vado di qua. Ciao! Sono stato in ogni luogo, per questo adesso so un sacco di cose. Io sono stato a scuola e ne so un po' di più di quanto non di quando non ci stavo. No, non sono bene. Poi andiamo sulla porta che dà 50. Salve! Una bimba! Ha fatto picnic in ogni luogo, per questo adesso so un sacco di cose. Bene, questa è la porta giusta. Esatto, complimenti, grazie. Quindi ora c'è l'ultimo ostacolo ed io sbaglierò di proposito. 3 per 13, che fa 33. Quanto fa 3 per 13? 39, quindi io devo andare di qua. Ehi! Domani avrò un'ora di storia e un'ora di Pokémon. Insomma, tutte materie importanti. Ma sì, storia, ragazzi, perché sapere che in Mesopotamia c'era la mezzaluna fertile o dove cavolo stava... è una cosa importante, perché oggi è deserta, per questo è importante. La storia è importante, ma non tutta. Se non altro avranno qualcosa di nuovo da scrivere sui libri di storia, ovvero che c'è stato il Covid. Poi andiamo di qua, che è 33 questa se non sbaglio, giusto? Illuminati. Questa bimba ha detto, credo di aver studiato i Pokémon un po' più di te. No. E allora bimba ne sai più di me? Ma tipo se entro in quella sbagliata di nuovo? Vabbè, andiamo in quella giusta allora, dai. Ho voluto provare a entrare in quella sbagliata di nuovo, ma niente. Non c'è un'altra sfida, peccato. Si poteva farmare. Ah, un'altra ancora. Pensavo che era l'ultima quella di prima. Vediamo un po'. Qual è la risposta della prima stanza? 15, quindi andiamo sulla 2. Però se Drifloon continua a salire di livello potrebbe anche evolversi oggi, eh. Perché comunque si evolve a livello 28, quindi... questa, il capopalestra, ci sale al 28, accidenti. Un po' prestino, veramente. E ora, per l'ultima stanza corretta. Si va? Oh, certo però che sta palestra da fuori pare piccola, ma dentro è tutta un'altra cosa. Pronti allora? Fanny. Tutta sorridente lei. E voilà! Finalmente sei qui, Trebien. Da quando ho messo piede in questa regione ho imparato nuove cose. In questa città ci sono delle gare? Mi sono detta a me, oui, io vincerò. Ecco perché vesto la page. Fa parte dello spettacolo. Ho studiato molto anche i Pokémon e così sono diventata capo palestra. E tu? Sei qui per sfidarmi, vero? Ma vincerò io. Del resto, je suis capo palestra o no?
Drifblim è un po' un problema. Non che gli altri siano meglio, Il problema è che lei ha gli evoluti, questo è il problema. Oh, fuoco fatuo. Fuoco fatuo, aiuto. Fuoco fatuo fa paura. Eccola là. Puoi evitarlo una volta, ma non due. Il problema non è tanto la tanto il fatto che perde punti, ma il fatto che perde l'attacco. Perde 50% di attacco. Ah. Cavolo, quella iperpozza si è ricaricato, ma tipo, mamma mia, però niente, Cioè, dai. Vediamo un po', antiscottatura, vai. Potrebbe guarire da solo perché mi ama, però no. Sciagura, no. Meno male che mi sono curato, se no i danni fioccavano. Quindi ora rifà fuoco fatto un'altra volta? Sì. Wakti! Bravissimo Wakti. Ah, che cavolo! Fanny, e dai, E falla finita. Questo mo ci riprova, io rifaccio acquaggetto. Quindi colpisco per primo, ma fuoco fatuo. Ora, a meno della metà della vita, acqua di sale, che poi tra l'altro è speciale, dovrebbe finirlo. Meno male, meno male. Tocca cambia Pokémon però. Con la scottatura non si va da nessuna parte. Ah, si cura da solo per non farmi preoccupare. È un po' invasiva sta cosa, è un po' invasiva. Ilka? È un po' invasiva o no? Mi sembra Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. Non lo so. Mi blocca acqua getto. Mi confonde. Cos'altro vuoi fare? Addormentarmi? Una cura Totti. Perfetto. Ombra artigli, non male. Ma se io facessi invece... Ah, era un brutto colpo. Un ferro artigli. Ma è acciaio, perché l'ha fatta? Pensava che cambiassi Pokémon? Non lo so. Ma ombra artigli fai, no? Perché Magi Brillio? Cosa pensa il computer in quel momento? Cambia Pokémon, cambia Pokémon, cambia Pokémon, cambia Pokémon. No, non lo cambio. Ok, la mossa di Acti non è più bloccata. Parble, sono già il mio ultimo Pokémon. Eh sì, cara. Sì. Bello. Miss Magius, mamma mia. Se si fosse aumentato l'attacco di almeno una... danno normale, ok. Acti sembra giù di morale. Zitto. Lo so io. Vabbè, però se si fosse potenziato l'attacco almeno una volta, dai. Iperpozza e via. Si ricarica tutto, vai. Non ce n'è per nessuno. Acti è felice, grazie. Ma ho voluto dare le medicine amare. Le erbe, faccio vedere io. Ho una bacca che cura la confusione, se non sbaglio. Bacca per... Baccachi. Ok. Così siamo ancora più amici. Però questo è l'affetto, non è l'amicizia. Affetto e amicizia sono due cose ben distinte in Pokémon, da quando hanno introdotto il concetto di affetto. Ok.
non arrendersi jamais. Esatto. Ed è per questo che... Wow, evita l'attacco! E va con Ferrartigli e si vince! Anche la quinta medaglia della regione di Sinnoh è in mano mia! E il prossimo percorso, amici miei, prossimo percorso che ci porterà a vincere anche la sesta medaglia. Ma non oggi e non domani, ma dopodomani. Sei 3-3 forte. Ora ci sai perché ho perduto. Che mani grosse per una donna. Sono Basita, F4? È Basita F4. La medaglia Vestigia da Fanny. Potrei usare Surf. Inoltre voglio darti anche questi MT. E voilà! Questi MT... Ah, ecco. No, perché questi MT bolli. Cosa? Contiene Ombra Artigli, una mossa a Treasury. Infligge spesso brutti colpi. Sì, lo so. 5 medaglie. Ma devi ricordarti che a Sinnoh ci sono molti allenatori tre forti. Porta pazienza. Devi diventare più forte, allenatore dopo allenatore. Ma un punto per tornarsene a casa? No, veloce non c'è. Allora Guido, ce l'ho fatta, che mi dici? Boh, Link, hai battuto la capo palestra. La tua forza cresce davvero senza sosta. O almeno io la vedo così. Lo sai, vero, che dico così a tutti? Pensavo avessimo qualcosa di speciale. Solo noi due. Invece mi hai mentito. Non ti perdonerò mai, non ti parlerò mai più. Ma questo fede in nero. Sono felicissima di vederti. Non è facile trovarti. Mia nonna mi ha raccontato cosa è successo a Memoride. Grazie per tutto ciò che hai fatto alle rovine. Certo che quel Team Galassia. Pensavo fosse solo un branco di saltati. Mi riferisco al fatto che vogliono creare un nuovo universo e anche quel loro modo di vestire. Ad ogni modo, pensavo fossero innocui, ma hanno creato più problemi del previsto. Rubare i Pokémon è una cattiveria gratuita. Cambiando argomento, le rovine ti sono sembrate interessanti? Se sì, magari potresti fare un salto anche alla biblioteca di Canalipoli. Lì ragazzi, c'è una cosetta. Vediamo se l'hanno mantenuta o no. Lì troverai dei libri antichi che potrebbero piacerti. Potrebbero anche servirti a completare Pokédex. Ti consiglio caldamente di andarci. Ok, adesso ti saluto. No, calpestami almeno una volta, per favore. Niente, Camilla non ne vuole sapere di calpestarmi. Cosa devo fare? Allora, chi mettiamo davanti adesso? Mettiamo Vux davanti, che è un po' che non gioca. E dunque, nel prossimo episodio, in realtà, non vado a Canalipoli, ma vado nella strada che non ho visitato, cioè qua giù. Devo assolutamente andarci. Non posso esimermi. Salve. Questo ha viaggiato per lungo e largo per le gare show. E a Flemmina c'è un ostello dove si allevano dei Pokémon. E se lascio in maschera femmina, tadan! Sorpresa, sorpresa! Percorso 212. Lo vedremo nel prossimo episodio. Ci sarà davvero da divertirsi qui. Comunque, ragazzi, ragazze e amici non binari, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione, Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti al canale, fateci un pensierino. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye.